Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar del Mulino. Sono Irene Venturi per l'Ufficio Università. Oggi vi presentiamo una novità per il nostro catalogo editoriale: i disturbi del linguaggio in età evolutiva, caratteristiche, diagnosi e trattamento, curato dai professori Andrea Marini e Stefano Vicari, che abbiamo anche il piacere di avere con noi in collegamento, che vado subito a presentare e ad accogliere, condividendo le loro webcam. Quindi benvenuti professori. Eccoci qua, professore, benvenuto, buongiorno. Attendiamo Buongiorno. anche il suo collega. Eccoli qua. Benvenuti e grazie di essere con noi per questa Buongiorno. presentazione. Non saranno soli i nostri curatori e saranno in dialogo con il nostro editor di psicologia, Daniele Malaguti, che abbiamo il piacere di ospitare in questa presentazione e che andiamo ad invitare. Eccoci, benvenuto, ben arrivato. Benvenuti a tutti e tutte. Grazie. Due parole velocemente sulla struttura dell'incontro. Avremo una prima parte ampia dedicata appunto all'esposizione dei contenuti e a cura naturalmente dei nostri ospiti e una seconda parte invece più breve dedicata alla spiegazione della versione online digitale del testo che, come la maggior parte dei volumi pubblicati negli ultimi anni, vede anche in questo caso l'espansione sulla piattaforma Pandora Campus. Non voglio rubare altro tempo, quindi passo immediatamente la parola a Daniele Malaguti, che ha il piacere di introdurre i nostri ospiti e auguro naturalmente a tutti un buon ascolto. Prego. Grazie Irene, a me sta il compito di introdurre i miei curatori e autori, miei e naturalmente in qualità di editor di psicologia del Mulino, assolutamente, e anche di fare una breve riflessione sul fatto che questo libro è un libro che si inserisce dentro a una tradizione editoriale importante della casa editrice, sia nell'ambito della manualistica, ma sia anche nell'ambito della manualistica che si occupa appunto dell'età evolutiva e dei disturbi in età evolutiva. È una tradizione che parte anche da lontano, sempre con un nostro autore che ci accompagna da tanto tempo, che è il professor Vicari, con il suo volume Neuropsicologia dell'età evolutiva, curato con la professoressa Caselli e che ha avuto diverse riedizioni e aggiornamenti, ma che passa anche attraverso volumi che si sono occupati dei disturbi dell'apprendimento, come il manuale curato da Cornoldi, o che si sono occupati anche dell'applicazione di questa area nell'ambito appunto della scuola con alunni speciali, bisogni speciali del professor Santo Di Nuovo. È una manualistica che giunge oggi con questo nuovo manuale, appunto, che è stato curato da il professor Andrea Marini e dal professor Vicari. Il professor Andrea Marini insegna nell'Università di Udine, insegna psicologia della comunicazione, psicolinguistica e neurolinguistica e dirige anche il Language Lab sempre all'interno dell'università, della medesima università. Il professor Vicari è un nostro autore di lungo corso, è un caro amico, direi, da questo punto di vista, è naturalmente docente di neuropsichiatria infantile nell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ospedale appunto pediatrico Bambin Gesù, sempre di Roma. Non solo, è come vi dicevo, un autore del Mulino, un autore che ha curato a suo tempo appunto il manuale con la professoressa Caselli, Neuropsicologia dell'età evolutiva, ma è un autore anche di testi per un pubblico più ampio e non solo accademico e naturalmente il suo ultimo volume è recentissimo, diciamo che va a seguire, ha appena preceduto questo volume, è quello fatto con Maria Pontillo su adolescenti che non escono di casa. Non solo, è anche
nell'editorial board della rivista sempre nostra, Psicologia Clinica dello Sviluppo, e diversi sono gli altri volumi che ha pubblicato con noi. Direi che, fatte le dovute premesse e presentazioni, lascerei adesso la parola al professor Marini per appunto introdurre e cominciare a parlare di questa ultima vostra fatica e di questo ultimo appunto pubblicazione. Sì, buongiorno a tutti, la ringrazio. Questo è stato un volume partorito così, un po' nel tentativo insieme a Stefano di dare un po' una cornice teorica di riferimento per tutti coloro che si interessano di disturbi del linguaggio in età evolutiva in chiave valutativa e in chiave abilitativa. Perché? Perché siamo convinti che un bravo riabilitatore e valutatore, quindi un clinico essenzialmente, debba avere una forte conoscenza non solo degli ultimi risultati della letteratura internazionale che vengono puntualmente riportati nei vari capitoli che affrontano i vari argomenti che adesso andremo a vedere, ma anche da una solida conoscenza teorica. E questo libro cerca proprio di trovare un equilibrio tra teoria chiaramente basata su situazioni sperimentali che provengono dalla psicologia e dalle neuroscienze cognitive, e pratica e risultati sperimentali più recenti. Nello specifico, il libro è idealmente diviso in varie sezioni. C'è una prima parte costituita di fatto dai primi tre capitoli che cerca di introdurre l'argomento linguaggio da vari punti di vista. Il primo capitolo è stato curato, scritto dal professor Franco Fabbro, che è un esperto del funzionamento del linguaggio da un punto di vista cognitivo, biologico, ma anche teorico-filosofico. E infatti questo primo capitolo è particolarmente interessante perché inserisce il linguaggio all'interno di un più ampio contesto. Il linguaggio viene visto da un punto di vista del sistema della comunicazione, da un punto di vista semiotico, quindi un sistema di segni, simboli e codici, un qualcosa che veicola informazioni di tipo simbolico, ma ci si sofferma anche su che cosa voglia dire veicolare simboli a livello cognitivo, e quindi che cosa voglia dire poi andare a valutare e eventualmente riabilitare questi aspetti, partendo anche addirittura da una prospettiva filogenetica. Quindi fa delle riflessioni molto interessanti proprio sull'origine del linguaggio. E dato che una delle cose che sappiamo è che l'ontogenesi, cioè lo sviluppo dell'individuo, di fatto ricapitola la filogenesi in pochissimo tempo, questo primo capitolo è veramente importante e devo dire speciale perché raramente in testi clinici troviamo anche questo aspetto curato all'interno di questi volumi. Abbiamo poi un secondo capitolo scritto dal professor Vicari e dal sottoscritto, che si concentra sulla competenza linguistica e il suo sviluppo. Dopo aver introdotto il concetto chiave di competenza da un punto di vista cognitivo, competenza comunicativa, verbale, non verbale, quindi una serie di riflessioni su tutto ciò che accompagna il linguaggio e che quindi deve essere preso in considerazione quando si prende in carico un bambino con disturbi, bene, una volta fatto questo, dicevo, ci si concentra sulla competenza linguistica che è oggetto del libro, e poi si fanno tutta una serie di considerazioni sul sviluppo di questa complessa abilità, che è un'abilità, come viene messo in chiaro da più di un punto di vista, che di fatto si fonda da una parte su una serie di abilità linguistiche, ma soprattutto si fonda anche su una complessa e costante interazione tra funzioni cognitive e linguaggio e tra ambiente, funzioni cognitive e linguaggio. Questo perché il clinico deve avere una chiara consapevolezza del ruolo fondamentale che l'ambiente ha nel valutare, nel plasmare il funzionamento cognitivo dell'individuo, che a sua volta va a contribuire al suo sviluppo linguistico e comunicativo. Il terzo capitolo, scritto da me, è un capitolo tutto quanto dedicato alla presentazione di modelli cognitivi di elaborazione del linguaggio, con implicazioni dirette per la pratica clinica. È un libro, è un capitolo in cui di fatto vengono delineati modelli cognitivi della produzione e della comprensione del linguaggio,
ma in ogni fase di questi modelli si vede come ogni singolo momento elaborativo si basa su funzioni esecutive, sull'apporto della memoria sensoriale, di lavoro a lungo termine, dichiarativa, non dichiarativa, ma anche il contributo dell'attenzione, il contributo del controllo inibitorio, il contributo del controllo motorio, tutte informazioni che entrano di fatto all'interno di una procedura valutativa e riabilitativa. Abbiamo poi due capitoli dedicati ai disturbi dello sviluppo linguistico in età evolutiva. Il primo si intitola Il disturbo primario del linguaggio. Questo capitolo è stato scritto da Enrica Mariani, Valerio Corsi, Anna Giulia De Cagno e Manuela Pieretti. Quindi abbiamo qui alcuni dei principali esponenti della FLI, della Federazione Logopedia Italiani, che hanno voluto calare la loro esperienza pluriennale sulla valutazione e riabilitazione del linguaggio, calandola però in una cornice teorica di riferimento. E quindi si comincia col definire il disturbo primario, si fa riferimento per esempio alla Consensus Conference anglosassone e quella italiana, che sono arrivati alla definizione di disturbi di fatto sovrapponibili, anche se vengono definiti in modo un pochino differente, disturbo dello sviluppo del linguaggio in ambito anglosassone, disturbo primario del linguaggio in ambito italiano, e dopo aver trattato delle caratteristiche della Consensus Conference, c'è tutta una serie di riflessioni fondamentali sulla valutazione e sugli indicatori precoci e sul trattamento di queste complesse abilità. Si passa poi a un ulteriore capitolo scritto da Silvia Piazzalunga, Renata Salvadorini e Antonio Schindler. E in questo ulteriore capitolo vengono affrontati sempre i disturbi di linguaggio in età evolutiva, in particolare ci si concentra sulle sequele e sulle prospettive diagnostiche di trattamento. In particolare c'è tutta una parte dedicata al programma riabilitativo, che è uno dei focus di questo capitolo, e all'interno di questo capitolo si danno numerose informazioni sulla presa in carico riabilitativa, sugli approcci del trattamento e sugli effetti anche a lungo termine del trattamento. E vi parlerei a questo punto di un ulteriore capitolo, in realtà è il capitolo conclusivo del libro, ma ve ne parlo in questo contesto perché ho contribuito a scriverlo insieme a Maya Roch, Paola Bonifaci e Paola Sperindè, e in questo ulteriore capitolo ci si concentra sui disturbi linguistici in bambini bilingui, perché il bilinguismo è un fenomeno pervasivo che di fatto caratterizza la stragrande maggioranza dei bambini che abbiamo in trattamento, in valutazione, perché di fatto a livello cognitivo basta conoscere un dialetto e una lingua per essere, ripeto, a livello cognitivo e biologico dei bilingui di fatto, perché il sistema cognitivo deve ignorare delle parole o delle espressioni in un codice per attivare quelle nell'altro codice, quello che dovrà usare quel bambino in quel determinato contesto. Quindi in questo capitolo in particolare, dopo aver delineato che cosa sia la competenza bilingue e come si sviluppi, ci si concentra sui fattori ambientali e cognitivi che contribuiscono alla formazione di questa competenza e poi ci si concentra sui disturbi dello sviluppo del linguaggio, quindi del disturbo primario del linguaggio in bambini bilingui, per esempio concentrandosi su argomenti del tipo ma se un bambino è stato esposto a più di una lingua e ha un disturbo primario di linguaggio, questo disturbo si è verificato perché è stato esposto a più lingue? O ancora, se questo bambino è esposto a due lingue e ha un disturbo primario di linguaggio, avrà disturbi più gravi o simili rispetto a bambini monolingui con lo stesso tipo di disturbo e la stessa gravità del disturbo? Insomma, gli argomenti affrontati sono numerosi, ma si parla anche di disturbi specifici di apprendimento, con tutta una serie di paragrafi che si dedicano completamente ai disturbi legati a difficoltà di lettura, di scrittura, di calcolo in persone bilingui, cercando quindi di completare l'argomento sviluppo cognitivo in questo contesto bilingue.
A questo punto passerei la parola al professor Vicari, che potrebbe parlarci degli altri argomenti all'interno di Grazie. questo. Grazie Andrea, ti chiederei ovviamente di aiutarmi a scorrere i capitoli, se sei tu o se è Daniele, però nel frattempo intanto voglio ringraziare Andrea di cuore, anche Daniele Malacuti e il Mulino per aver creduto in questo progetto. Andrea è un collega e un amico ormai da molti anni, con lui abbiamo collaborato a molti progetti, anche realizzazioni di test e di prove. E quando abbiamo cominciato a fare questo libro, siamo partiti dal constatare che nella formazione, soprattutto di logopedisti, ma non solo, è difficile trovare strumenti che pongano, che mettano insieme, come Andrea stesso ricordava, l'approccio teorico, cioè le basi del nostro lavorare, con percorsi, protocolli di intervento che siano in qualche modo condivisi e anche replicabili, cioè trasmissibili ad altri colleghi, quindi generalizzare l'esperienza. Ecco, l'idea quindi è nata di realizzare un manuale che, pur partendo, fondando, diciamo così, il proprio costrutto su basi teoriche consolidate, no? Quindi testimoniata ad esempio dalla letteratura scientifica, poi avesse anche però guardasse con generosità, direi, a quadri clinici e quindi percorsi anche possibili di trattamento. In questa logica si inseriscono i capitoli di cui io adesso vi parlerò molto brevemente, e cioè, intanto abbiamo voluto un capitolo, scusatemi, sulla dispersia verbale. E abbiamo chiesto, direi, ai massimi, come dire, competenti, autorità su questo argomento, cioè Rina Podda e Anna Maria Chilosi, di raccontarci intanto che cos'è la dispersia verbale in età evolutiva, quali sono le caratteristiche, l'epidemiologia, cioè quanto è frequente il disturbo, ma anche poi quanto questo particolare quadro clinico possa essere riscontrabile anche in associazione con altri quadri clinici, come ad esempio molti disturbi del neurosviluppo. Ovviamente affrontando anche quelle che sono le basi per un trattamento di questo tipo di difficoltà che i bambini sempre più frequentemente sembrano presentare. Ecco, io approfitto ora per ringraziare, ho ringraziato Andrea Marini, ma vorrei ringraziare tutti i collaboratori, tutti i coautori dei singoli capitoli, perché intanto perché hanno aderito con grande entusiasmo alla nostra proposta, anche, come dire, stando nei tempi che erano piuttosto stretti, quindi con impegni importanti che si sono aggiunti alla loro attività che tradizionalmente svolgono. E poi perché davvero hanno partecipato condividendo fino in fondo il loro sapere per promuovere una conoscenza che davvero si fa fatica a volte a trasferire. Il capitolo settimo è dedicato a un altro tema di cui si discute molto, e cioè lo squilibrio muscolare orofacciale. E questo capitolo sottolinea come, è un tema che poi noi riprendiamo nel corso del libro, l'approccio più corretto ai disturbi del linguaggio in età evolutiva, almeno in età evolutiva, forse anche per l'età adulta, debba essere necessariamente un approccio multidisciplinare, cioè in cui più figure professionali con pari dignità, ovviamente, però si trovano insieme a collaborare per il bene del paziente, del bambino e del ragazzo, logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, ognuno con le proprie specifiche competenze, ma anche animati dalla possibilità di collaborare per descrivere al meglio il profilo clinico dei bambini. Un altro argomento che noi abbiamo voluto affrontare, perché anche questo è molto frequente, come sapete, la nascita pretermine è in qualche modo in aumento, o meglio, diciamo meglio, più che essere in aumento la nascita pretermine, aumenta fortunatamente la sopravvivenza dei bambini prematuri, anche gravemente prematuri, però questa condizione si accompagna a fattori di rischio e a traiettorie evolutive che possono essere anche, che si possono discostarsi da quelle che sono le traiettorie che noi vediamo nei bambini nati. Anche qui le colleghe che hanno partecipato
Alessandra Sanzarini, Annalisa Guarini, Chiara Suttora e Maria Grazia Zuccherini sono colleghe che si occupano da molto tempo di questo tipo di profili, hanno realizzato molte pubblicazioni scientifiche, non solo, anche interventi a congressi divulgativi che affrontano proprio questi temi. E poi abbiamo dedicato una parte, se si può scorrere leggermente, alle competenze comunicative linguistiche in quadri complessi. Cioè abbiamo parlato in questo capitolo di disabilità intellettive e sindromi genetiche. Perché? Perché le capacità e le competenze comunicative e linguistiche in questi quadri sono spesso differenti rispetto a quello che noi osserviamo nel normale sviluppo. E anzi, molto del sviluppo tipico del linguaggio noi l'abbiamo appreso proprio studiando sindromi genetiche che mostrano delle specificità, delle atipie nel corso del loro sviluppo. Ad esempio, penso al caso della sindrome di Williams, che ha segnato molto della letteratura degli anni 90 e 2000, proprio per le particolari caratteristiche che il linguaggio in questi bambini, in questi ragazzi, spesso assume. Per parlare di questi quadri abbiamo chiamato Paolo Alfieri e Cristina Caciolo, Cristina Caciolo è la logopedista che lavora nella nostra unità operativa di neuropsichiatria infantile al Bambino in Gesù, e Paolo Alfieri, neuropsichiatra infantile, responsabile del protocollo dedicato alle sindrome genetiche, e vedete che i temi che vengono affrontati riguardano appunto più sindromi, il quadro di disabilità intellettiva in senso generale, ma poi parliamo nello specifico della sindrome di Down, della sindrome di Williams, della sindrome dell'X fragile, perché sono un po' i prototipi, insomma, nei quali noi possiamo andare a vedere l'organizzazione del linguaggio e capire appunto quelle che sono le specifiche caratteristiche. Ovviamente una parte, perché abbiamo detto che questo è centrale nel nostro manuale, è dedicata poi ai percorsi di intervento, quelle che sono cioè le basi che dovrebbero guidare un intervento. Altro tema di particolare interesse, io credo, visto anche la notevole applicazione che trova, è quello della comunicazione aumentativa alternativa. Molti quadri clinici complessi, ad esempio di disturbo spettro autistico, trovano una possibilità di applicazione della comunicazione aumentativa alternativa, che viene anzi raccomandata sempre più precocemente. Ormai sappiamo da molto tempo che gli strumenti alternativi della comunicazione non sono un ostacolo allo sviluppo del linguaggio verbale, ma anzi lo favoriscono, quindi non devono essere assolutamente contrastati, ma anzi devono essere favoriti. Ce ne parlano in questo capitolo persone anche qui di grande competenza, come Desiderio Odorico, Mariella Olla, Barbara Porcella e Fabio Guarini. E poi abbiamo due capitoli dedicati anche questi a temi di grandissimo interesse, generalmente i disturbi dell'apprendimento, la dislessia evolutiva rappresenta uno dei motivi principali di richiesta di consulenza in età evolutiva al logopedista e comunque all'equipe multidisciplinare che si occupa di disturbi della comunicazione del linguaggio. Ce ne parlano in questo capitolo Andrea Facoetti, Sara Bertoni, Deni Menghini, Giulia Lazzaro, e in parte ho contribuito anch'io a questo capitolo. Sono due gruppi di ricerca e con una solida esperienza clinica dell'Università di Padova e del Bambino Gesù, che da molti anni producono e sono attivi nel costruire anche protocolli di intervento, quindi strategie di trattamento. E poi l'ultimo capitolo di cui io voglio parlarvi è le caratteristiche che assume il linguaggio in un disturbo, anche questo di, per ribadire, grande attualità, nel senso che il DSM-5 sottolinea la rilevanza del disturbo socio-pragmatico della comunicazione, la sottile linea di confine tra questo disturbo e il disturbo dello spettro autistico, è un tema che viene affrontato, ma anche la necessità, quindi, di riconoscere quadri che spesso passano misconosciuti all'occhio di molti clinici non esperti e che invece impattano sulla qualità di vita dei bambini e delle famiglie in maniera particolare. Gli autori di questo capitolo, Maria Luisa Lorusso e Silvia Guerrera, sono persone di grandissima competenza in questo ambito e devo dire che hanno realizzato un capitolo molto chiaro sia nella descrizione clinica di un profilo spesso non così
chiaramente identificabile, ma anche su quelle che possono essere le linee di intervento che caratterizzano questo tipo di approccio appunto ai disturbi del linguaggio. Di questo manuale è molto ricca, noi ci auguriamo in realtà che anche per come è costruito all'interno, per le modalità con cui le unità diciamo così didattiche vengono presentate, sia molto fruibile soprattutto da studenti in fase di formazione, cioè ad esempio terapisti che si affiancano, si avvicinano al mondo della riabilitazione, in particolare ovviamente i logopedisti. Noi ci abbiamo tenuto moltissimo con Andrea a coinvolgere i logopedisti direttamente nella scrittura, nel raccontare la loro esperienza, perché noi siamo convinti che il contributo dei logopedisti sia un contributo che vada assolutamente valorizzato, non solo nella pratica clinica, ma anche nell'elaborazione teorica. Noi pensiamo cioè che vada data dignità al lavoro della riabilitazione anche in termini teorici e non soltanto operativi. Quindi noi ci auguriamo appunto che ci sia un interesse da parte di chi è in formazione, ma anche da parte di chi ha già esperienze in qualche modo consolidate e che vuole confrontarsi con le ultime evidenze che la letteratura ci racconta in termini dei disturbi del linguaggio. C'era un gap, io credo, nella formazione di molti operatori e di molti colleghi proprio relativo ai disturbi del linguaggio in età evolutiva. Con questa avventura, grazie al Mulino davvero per averci assistito in modo esemplare, averci accompagnato nella realizzazione di questo manuale, quello che noi abbiamo cercato di realizzare è proprio la possibilità di dare concetti complessi in modo facilmente fruibili da parte di un'utenza che noi ci auguriamo essere più varia possibile. Grazie mille. Devo dire intanto grazie al professor Marino e professor Vicari per essere stati così disponibili appunto di persona a poter appunto condividere i contenuti del volume e anche a dare corpo agli autori che spesso vediamo nelle copertine. E una cosa che notavo e che ci ha trovato subito in linea, devo dire, è stata proprio quella di mettere lo sforzo che c'è nel volume di mettere insieme ricerca, teoria clinica e pratica clinica. E questo sforzo è uno sforzo che in cui avevamo in parte discusso e che ha trovato subito terreno favorevole da parte vostra, da parte di tutti gli autori che avete coinvolto e che abbiamo anche tentato nella strutturazione del manuale di mettere un po' in pratica, in particolare cercando, grazie alla vostra disponibilità, al vostro aiuto e alla vostra sensibilità, anche di fare delle piccole riflessioni che alla fine di ogni capitolo ci si trova a poter di cui poter usufruire e che hanno a che fare con un aspetto importante, credo, che nella clinica, che è quella della competenza applicata, insomma. E quindi nel volume, alla fine di ogni capitolo, oltre appunto alle letture di approfondimento, oltre a un riassunto del volume, del capitolo del volume nelle principali parti, esiste anche questa piccola sezione dove ci sono delle tracce di riflessione e di possibile applicazione dei concetti che appunto sono stati trattati all'interno del capitolo e che adesso i curatori ci hanno così attentamente e in modo attento e in modo preciso esposto, e che sono un tentativo, anche uno sforzo, di poter rendere ancora più forte questo link, diciamo, questo legame tra clinica e teoria. Direi che un'altra cosa importante è che ha a che fare sia con la didattica, ma come diceva appunto alla fine il professor Vicari, anche con un manuale
orientato anche a chi pratica, è anche l'idea di mettere all'inizio gli obiettivi di apprendimento del volume dentro al quale sottolineare quali sono proprio gli elementi importanti che magari le persone all'inizio della loro formazione faticano a volte a individuare. E anche qui devo dire che c'è stata forse un'affinità di intenti, ma davvero la disponibilità degli autori e di voi curatori è stata fondamentale per poter realizzare anche apparati che sembrano semplici, ma che non sono affatto scontati all'interno di una costruzione anche editoriale di un volume. Direi di lasciare adesso la parola alla dottoressa Venturi, a Irene, per appunto vedere anche quella che è la parte più digitale del testo stesso e che offriamo assieme appunto alla parte cartacea. Grazie, grazie intanto per la preziosa esposizione di tutti e concludo quindi con una breve illustrazione dell'espansione digitale e come vi dicevo in apertura, la maggior parte dei volumi pubblicati ha una versione anche online sulla piattaforma Pandora Campus. Ci si può accedere per chi acquista l'edizione a stampa attraverso un codice che trovate nella seconda di copertina. E questo codice permette al lettore, allo studente di accedere gratuitamente per 12 mesi a tutta l'espansione digitale su Pandora Campus. Oppure, se si preferisce un acquisto direttamente della versione online, lo si può fare in piattaforma con una duplice possibilità perché la piattaforma permette di acquistare il volume a tempo per 6 mesi. O per un mese, oppure c'è anche la possibilità di acquistare solo i singoli capitoli. Questo qualora si volesse indicare il testo in maniera parziale o approfondire solo alcuni determinati argomenti. Inoltre, tutti i volumi su Pandora Campus hanno a disposizione un capitolo di prova gratuito per un mese che permette quindi di studiarne le funzionalità e cercare di impratichirsi, capire appunto come funziona la piattaforma senza nessun tipo di costo e spesa aggiuntiva. Questo, ripeto, presente per tutti i libri presenti sulla piattaforma. Noi simuliamo di avere o inserito il nostro codice o acquistato il nostro volume nella versione digitale. Ci ritroviamo nella home di Pandora Campus, nell'area I miei libri, che da ora in poi diventerà la nostra libreria o biblioteca virtuale. Troviamo quindi in questo caso il manuale a disposizione e dalla home libro entriamo proprio nel vivo, nella struttura del volume. Abbiamo una sezione dedicata all'indice, quindi con tutto l'indice con i suoi capitoli, paragrafi cliccabili, dove ci sono immagini, grafici, tabelle, abbiamo già le loro anteprime e che vedremo poi si potranno anche salvare, copiare, ingrandire all'interno del volume stesso. Quindi sono materiali che possono poi essere presi a disposizione anche durante il proprio studio. Noi simuliamo di entrare dentro una pagina proprio nel vivo del libro, vediamo che abbiamo una pagina web tradizionale. Ci tengo subito a sottolineare che tutti i volumi su Pandora Campus sono accessibili, quindi hanno la possibilità di essere ascoltati tramite un lettore vocale, a paragrafi o interamente. E inoltre la piattaforma permette, quindi per diciamo lettori che hanno difficoltà visive. La piattaforma inoltre permette l'aumento, la diminuzione del carattere, l'aumento del contrasto e poi la scelta fra questi 6 font di lettura. Vi sottolineo questo che si chiama Open Dyslexic perché converte tutto il testo con un carattere di agevole lettura per chi soffre di dislessia. Quindi c'è anche questa possibilità. Inoltre si possono fare azioni più comuni come evidenziare, prendere appunti o fare delle domande. Le parti evidenziate e gli appunti sono personali, quindi ogni singolo utente le potrà ritrovare nel proprio ambiente di ripasso, per esempio. Le domande invece sono comuni a tutti gli studenti e tutti i lettori che stanno studiando e leggendo lo stesso manuale. E sono domande inerenti al contenuto del libro, quindi vengono in qualche modo filtrate e controllate dall'editore stesso e i lettori possono quindi dialogare e rispondere fra di loro, a volte intervengono i docenti, a volte anche gli stessi autori o curatori. Quindi sono funzionalità che
sono a disposizione insomma di tutti quelli che vogliono approcciarsi nello studio e nella lettura del testo. E come vi dicevo, lungo il testo ci possono essere grafici o immagini che possono poi essere appunto ingrandite o salvate nel proprio ambiente di lettura, così come le tabelle che abbiamo a disposizione. Il volume è già disponibile, per chi volesse accedere alla versione online lo può fare attraverso la home di Pandora Campus, nel box professore richiedi l'accesso a un libro e come docenti si ha l'accesso gratuito e illimitato. Oppure chi desidera ricevere la copia stampa cartacea e non avesse ancora prenotato la copia può andare dal sito del Mulino alla sezione Università e nell'apposito box di richieste e segnalazioni c'è la possibilità di richiedere la copia saggio gratuita. Il volume, appunto, ripeto, è già disponibile e fra qualche settimana sarà anche proprio disponibile in libreria e nei principali store online, quindi è assolutamente consigliabile e c'è la possibilità di inserirlo già, per esempio, dai prossimi mesi con l'inizio del nuovo anno accademico. Io mi fermo qui, direi che vado a ringraziare i nostri ospiti, ringrazio Daniele per aver introdotto egregiamente il manuale nel nostro contesto del catalogo e ricordo i nostri riferimenti, quindi se volete scriverci per rimanere informati sulle nostre pubblicazioni o anche semplicemente per avere qualche informazione in più relativa a questo testo, potete utilizzare i recapiti che ora vedete condivisi, università@mulino.it. E volentieri insomma saremo lieti di rispondere alle vostre curiosità e di tenervi aggiornati sulle pubblicazioni. Vado quindi a ringraziare, grazie professor Marini, grazie professor Vicari per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie ancora. Grazie anche a Daniele e ringrazio anche tutte le persone per l'ascolto e auguro a tutti un buon proseguimento e vi do appuntamento al prossimo webinar. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.